Anna, stanotte non ho chiuso occhio. I suoi vicini di stanza hanno fatto di nuovo troppo rumore? Ieri sera la televisione del signor Verdi aveva il volume altissimo, ma poi ho parlato con lui e quando sono andata a letto c'era silenzio. E allora qual è il problema, signora Rossi? Non mi sento bene, ho un mal di testa atroce. Ma si è fatta dare qualcosa? Sì, ma le pastiglie non mi hanno aiutato. Ieri ne ho presa una, ma non ho dormito lo stesso. Io credo che abbia dormito profondamente per qualche ora, visto che mi ha chiamato solo adesso. Forse le pillole la hanno aiutata un pochino. Me ne puoi dare un'altra? No, ne può prendere solo una per notte. Le aprirò un po' la finestra, così avrà più ossigeno. Ma prenderò freddo! No, non l'apro mica tutta, solo uno spiraglio, va bene? Va bene, se è troppo freddo ti chiamo. No, tranquilla, non avrà troppo freddo. Guardi, tiro bene le fende. Cerchi di dormire ora. Vuole che le accenda la radio? Grazie, sì, ma non troppo alta, non voglio svegliare i vicini. Le serve qualcos'altro? No, per ora niente. Vuole dell'acqua? No, grazie. Ho il bicchiere pieno. Allora buonanotte. Ciao, a domani. Buongiorno, signora Rossi. È riuscita a dormire un po'? Sì, un pochino, ma ho tutti i muscoli indolenziti. Dovrebbe provare a fare una passeggiata in giardino e fare un po' di esercizio fisico. Le farebbe bene. Ma con questo freddo dovrei imbacuccarmi troppo. Ma no, oggi è una bellissima giornata. Il sole splende e non fa affatto freddo. Preferisco stare all'interno oggi. Vorrei guardare un po' di televisione. Bene, aspetti allora che le tiro sullo schienale del letto. Ciao Mario, ti vorrei parlare, hai un momento? Certo, che succede? La signora Rossi mi chiama quasi tutte le notti, a causa di vari problemi. Certe volte ha mal di testa, altre volte soffre di tensione muscolare, oppure i vicini di camera fanno troppo rumore. Non so più che cosa fare. Non potrebbe essere che è preoccupata per qualcosa ed è troppo inquieta per dormire? In realtà anch'io penso che sia preoccupata, prende tutto troppo sul serio. Forse perché si rende conto che sta peggiorando. Ce la fai a rassicurarla un po'? Ho provato in tutti i modi a calmarla e anche i medici l'hanno visitata, ma lei non accetta nessuna spiegazione. Io cercherei di fare in modo che veda altra gente, così che si distragga un po'. Ma non vuole mai uscire dalla sua stanza. Ma le suggerisci mai di prendere parte alle attività che facciamo? No, in realtà no. Allora io cercherei di trovare un'attività adatta a lei e poi cercherei di suscitare il suo interesse e convincerla a partecipare. Ci proverò. Grazie per i tuoi consigli, Mario. Ma figurati di nulla. Fammi sapere come va.